L'olio extravergine di oliva è un pilastro della dieta mediterranea, molto diffuso soprattutto nella cultura italiana della buona cucina, ma spesso e volentieri ancora non è perfettamente conosciuto. A volte lo diamo per scontato e i consumatori e anche gli addetti ai lavori spesso e volentieri non approfondiscono esattamente anche le tipologie degli oli che hanno a disposizione e gli aspetti anche nutrizionali, perché l'olio extravergine d'oliva ha questo grande vantaggio che, essendo una spremuta di un frutto, di fatto ha un potere nutrizionale infinito, legato soprattutto alla presenza di sostanze antiossidanti che aiutano il nostro corpo a stare meglio. Però attenzione che l'olio non è tutto uguale, bisogna saperlo produrre, bisogna saperlo soprattutto distinguere. L'Italia è famosa nel mondo perché ha più di 500 cultivar, che sarebbero le varietà che regalano oli diversi, sapori diversi, profili sensoriali diversi che possono essere abbinati anche a cibi diversi, quindi possiamo anche divertirci a utilizzare oli per far diventare i nostri cibi ancora più gustosi, però dobbiamo conoscerli, quindi abbiamo bisogno di diffondere una maggiore cultura dell'olio extravergine di oliva. Noi abbiamo fondato una scuola che si chiama Evo School, dall'acronimo inglese che è Extravergine Olive Oil School, proprio per diffondere la cultura tra i consumatori, ma anche tra gli addetti ai lavori, tra i professionisti. Per esempio, tra i cuochi, tra i gestori dei ristoranti, che possono diventare a loro volta ambasciatori del buon cibo e del buon olio extravergine di oliva. Molto si è fatto, cominciamo finalmente a vedere l'olio extravergine di oliva sul tavolo, non più l'oliera, che tra l'altro è assolutamente vietata dalla legge, quindi dovremmo tutti chiedere una bottiglia etichettata col tappo antirabbocco, perché questo dà dignità al produttore olivicolo, ma anche consapevolezza per chi lo utilizza, lo abbina. Quindi la cultura sta cominciando, diciamo, ad emergere, ma dobbiamo ancora fare molto, perché sono ancora troppo pochi le persone che hanno fatto dei corsi. Non necessariamente bisogna diventare un assaggiatore professionista, che è pur sempre, come dire, un'opportunità, una possibilità per accrescere le proprie competenze e, perché no, anche avere degli sbocchi di lavoro aggiuntivi, ma passano anche delle semplici degustazioni, attività per impadronirsi di quelli che sono gli aspetti organolettici, perché un olio buono si può riconoscere attraverso i nostri sensi, in particolare olfatto e gusto. Un olio all'esame olfattivo profuma di vegetalità, di erba tagliata, di pomodoro, di carciofo, e all'esame gustativo de deve essere un po' amaro e piccante. Mi raccomando, non scambiamo mai l'amaro e il piccante come elementi negativi, ma anzi sono la percentuale di sostanze polifenoliche in esso contenuti. Dobbiamo semplicemente abbinarlo poi al cibo giusto. Quindi un olio un po' più amaro, un po' più piccante va benissimo, per esempio, con una tagliata di carne, una zuppa di legumi che ha una tendenza dolce, un po' come facciamo già con i vini. Abbinare il vino giusto al cibo giusto, anche l'olio ha la sua importanza. Concludo dicendo, l'olio ha un costo che spesso viene visto come un costo eccessivo, ma mi raccomando, risparmiare sull'olio significa purtroppo mettere a repentaglio la nostra salute. Quindi, se possiamo scegliere un olio buono, sappiamo che quell'investimento è un investimento per la nostra salute e anche per l'ambiente, perché non c'è pianta forse più sostenibile che una pianta d'ulivo, che aiuta a mantenere anche i nostri territori belli e, perché no, dare la possibilità alla nostra Italia di essere l'Italia che tutti poi vogliono visitare anche dal punto di vista turistico. Il cambiamento climatico sta condizionando moltissimo la cultura dell'ulivo. L'ulivo da millenni è diffuso in tutto il Mediterraneo, soprattutto nelle zone dell'Italia centro-meridionale, ma di tutto l'arco africano, per esempio, perché è una pianta che resiste alla siccità e soprattutto invece evita i ristagni di umidità e l'eccessiva piovosità. Però il cambiamento climatico di fatto, che sta inevitabilmente modificando anche questa impostazione, sta dando l'opportunità all'ulivo di arrivare in regioni del nord Italia in particolare, ma in generale del nord Europa, che prima erano assolutamente inimmaginabili. Quindi questo da una parte ovviamente ci preoccupa rispetto alla siccità, perché anche l'ulivo che resiste alla siccità, se non ha acqua a sufficienza, non riesce a produrre con costanza e con qualità. Quindi noi dobbiamo investire, per esempio, in irrigazione o comunque in supporto all'olivicoltura tradizionale, ma nello stesso tempo, nelle regioni del nord, dove l'acqua comunque ce n'è per fortuna, anche se anche lì non sempre è così immediatamente disponibile, l'olivo può trovare delle nuove opportunità di rinascita e di produzione. Quindi gli oli del nord possono avere anche un'opportunità anche di mercato superiore, perché
Il mercato del nord è ovviamente anche più vicino al nord.